Pane di semola senza farine raffinate. Prepariamolo assieme. Meglio? Prepareremo un pane di semola a lunga lievitazione. So che il tempo sarà lungo, però credetemi, ne vale la pena. Partiamo dal lievitino. Sapete che cos'è il lievitino? Si parte usando poco poco di lievito di birra, così circa 2-3 grammi. Aggiungiamo un po' di acqua, prendiamo direttamente quella dell'impasto e sciogliamo il lievito con le mani. Ora il lievitino dovrà riposare per almeno 10 minuti e sapete cosa? Io ne approfitto per farmi un caffè. Il lievitino a questo punto ha lievitato e adesso procediamo con la farina di semola. Io utilizzo la planetaria in questo momento, ma di solito a casa mi piace proprio impastare. Quindi fate come preferite, se avete la planetaria utilizzate la planetaria, altrimenti impastate a mano, così vi divertite anche di più. Versiamo la farina, versiamo il lievitino e a questo punto anche l'acqua. Un pizzico di sale e let's go, ora si impasta. Dopo 10 minuti in planetaria l'impasto è perfettamente incordato e come notate ha formato la maglia glutinica. A questo punto andrò a versarlo nel contenitore così che possa lievitare per almeno 10 ore. Importante questa lunga lievitazione. Mi sporco le mani di olio e vado a prendere il mio impasto. Quando l'impasto è così elastico, significa che ha formato la maglia glutinica. Per chi non sapesse che cos'è la maglia glutinica, vi dico che è fondamentale perché viene formata grazie alle proteine della farina, che sono la gliadina e la glutenina. Queste, unite assieme tramite azione meccanica, vanno a formare formano la maglia glutinica, che è fondamentale per dare una vera e propria struttura all'impasto. Vado a versare un po' di olio per dare forza all'impasto. Facciamo le classiche pieghe, ok? Rigiriamo l'impasto in questo modo e poi lo lasciamo a riposare in frigorifero per tutta la notte. Quindi vi consiglio di fare questa ricetta la sera per il giorno successivo. L'impasto è pronto, è meraviglioso e a questo punto deve solo riposare in frigorifero. Chiudiamo. Ciao, ci vediamo domani. Questa per me è la parte più bella in assoluto. Mi sporco le mani di olio, consiglio anche a voi di farlo. Reimpastiamo. L'impasto, come vedete, è ben idratato ed è morbidissimo. Tra l'altro c'è un profumo di olio extravergine d'oliva delizioso. È importante proprio che l'impasto prenda forza, prenda consistenza, perché poi andrà a riposare ancora per almeno 3 ore a temperatura ambiente. Formiamo un bel panetto. A questo punto diamo la forma desiderata al pane. A me piace leggermente allungata, in modo tale che così andrò a tagliarlo per fare delle fettine. Adagiamo il pane nello stampo. Decoriamo infine con semi di sesamo, oppure quelli che preferite, di papavero, di girasole, di chia. Io vado a mettere questi.
prima cosa andiamo a fare dei taglietti nel pane per dare proprio la classica decorazione. A questo punto lasciate riposare il pane a temperatura ambiente per circa 3 ore. Dopodiché lo infornate a 220 gradi per 50-60 minuti circa. Inoltre vi consiglio di infornare nella parte più bassa del forno e mettete anche una ciotola con dell'acqua, così il pane dentro sarà più umido e fuori più croccante. Il pane è pronto e ora bussiamo. È cotto. Proviamo a tagliarlo così vediamo com'è all'interno. Sono proprio curiosa. Grazie per avermi seguito e mi raccomando, cercate tutte le altre mie ricette senza su Kitchen Club. Tutto ok, tutto ok. Se vi va, lasciate un like, un commento e condividete la ricetta con chi desiderate. Io adesso l'assaggio perché la morte sua è olio, sale e pepe.